Ed eccoci qua con la ricettina di oggi. Allora, oggi cosa vi propongo? Come vi ho già detto nello short, vi ho fatto vedere gli ingredienti, anche se non si vedeva l'aglio perché era caduto dentro la parte vuota della scatola delle uova. Comunque, come avete visto, ho messo dell'olio, ok? Poi che cosa ci metto ancora? Uno spicchio d'aglio. Ancora vi devo dire cosa faccio, Ma io penso che molti di voi l'abbiano capito, E poi ci vado ad aggiungere un crusco e un peperoncino intero perché a me il piccante non piace, quindi preferisco metterlo intero in modo che faccia appena appena. Allora qui alzo un pochetto il fuoco. Ok, allora cosa voglio fare oggi? Voglio fare niente po' di meno che un piatto che ho mangiato molti anni fa a Potenza, che si chiama acqua sala, che io ho detto acqua sala, acqua sale perché acqua salata, no? No, no. Acqua sala, però in altre magari regioni che pure si usa questo piatto viene chiamata acqua sale, cioè io ho sempre sentito comunque acqua sala, era una cosa che io non ho mai sentito nominare, non sapevo assolutamente cosa fosse, e poi ho scoperto che come in tutte le regioni no, sono quei piatti che si usavano una volta quando non c'era nulla da mangiare, no? Cioè, diciamo che nel Veneto facevano di tutto e di più con la polenta, no? E invece in altre regioni si arrangiavano con il pane, ok? Quindi io che cosa ho fatto? Intanto, qui avete visto che ho messo il crusco, ho messo peperoncino intero. E ho messo uno spicchio d'aglio. Questa, allora vi voglio dire questo anche, che non esiste una vera e propria ricetta dell'acqua sala, in quanto ognuno fa con quello che ha in casa. Questa è proprio la più semplice. È proprio la più semplice perché poi, insomma, c'è come in tutte le cose, c'è l'acqua sala dei ricchi, l'acqua sala dei meno ricchi, no? Ecco, questa è quella appunto dei contadini, dei meno ricchi del tempo, che adesso insomma non è più così. Allora, fatto questo, ci vado a buttare l'acqua e resto pronta col coperchietto, altrimenti mi salta in faccia l'olio. L'acqua deve essere tiepida. Ecco qua. Adesso, appena smette di sbottare, ci vado ad aggiungere, ecco qui che ha smesso di sbottare, ci vado ad aggiungere una, tanto così, di origano selvatico per insaporire, poi alla fine io ci metterò anche un po' di prezzemolo e lascio, e no, beh, acqua sala, no? Un po' di sale. Ecco, su questo che potete farla anche con il pane casereccio, qualunque voi vogliate scegliere, potete, cioè dovete prima sentire se il pane è già salato o poco salato, e da questo vi regolate di sale. Quindi io ne ho messo una presina perché il pane, la panella, quella che loro chiamano panella, è già un po' salata e quindi non ci ho messo molto, molto sale. Allora, di tutto ciò, adesso devo fare un'operazione che quando l'acqua bollirà, intanto lasciamola insaporire e bollire un poco, no? E dopo faremo tutto il resto. Ecco, trascorsi 10 minuti, come vedete l'acqua bolle, ci devo andare a buttare la parte, insomma, diciamo più complicata di questa ricetta, no? Allora, intanto, per non complicarmi ulteriormente la vita, vado a togliere il crusco, ok? E anche il peperoncino, che poi però per fare un po' d'eco, insomma, lo metteremo. Ci vado a buttare le uova. Allora, chi me lo insegnò mi disse non muovere le uova. Allora, che io sappia, un uovo in camicia
va girato, eccetera. No, no, mi ha detto, no, li butti e non li muovere. Quando fanno la camicia, li togli. Ragazzi, speriamo bene. Guardiamo, io butto due uova e speriamo bene. Ok, vado, ecco, non li muovere, mi hanno detto, finché non fanno la camicia. Allora, voi mi direte adesso come mai no, io faccio questa ricetta, diciamo, no? Beh, prima avevo voglia di rimangiarla, sinceramente avevo voglia di rimangiarla. E poi perché ho trovato qui da me un negozio che si fa proprio portare il pane da là, che una volta invece me lo mandava l'amica mia delle panelle così, che mi duravano un mese. Guardate che forse era vero. Forse era vero, cioè beh, lo tocchi solo quando fa la camicia. Allora, io spero, uno mi sembra che la camicia l'abbia fatta, l'altro mi pare di no, e boh, ha fatto una schiumetta, no? E il tuorlo comunque, come sapete, deve rimanere morbido. E io dico che in diretta, guardate, vi trattengo solamente perché la cosa è abbastanza veloce, no? Ma vi voglio trattenere solamente perché vi voglio far vedere, voglio fare brutta figura in diretta per vedere se riesco o meno a prendere l'uovo in camicia intero. Cioè, non li muovere, però a me verrebbe spontaneo, francamente, di muoverlo un poco. Perché non capisco perché uno cuoce e l'altro non cuoce. Cioè, l'altro mi sembra che abbia già fatto la camicia. Ok, ma se io adesso lo separo, che succede? Lo rompo? Eccoli qua. A me sembra che la camicia l'hanno fatta tutti e due. Li vado a togliere. E rimango così in stand-by perché adesso dovremo andare a comporre la nostra acqua sala. Sono soddisfatissima, ragazzi, di questo risultato delle mie uova. Ecco qua, ho tagliato le fette di pane, come vedete, piuttosto spesse e adesso le vado a bagnare con la mia acqua sala, ok? Ecco, c'è scritto non troppo, però ecco, questo pane, cioè quando si usa è un po' raffermo e quindi io dico 2 cucchiai d'acqua sentendo la consistenza così, anche se nella figura, insomma, un po' di brodetto rimane anche nel fondo, no? Ok, adesso che l'ho bagnato, lo unisco. Ci vado a mettere sopra le uova e non vorrete mica che proprio adesso le rompo, no? Ancora un po' di brodino sopra le uova e ci vado a mettere appunto il crusco, il peperoncino, ok? E una spruzzatina di prezzemolo così e un pelino di olio. Allez, les je sont faits, questa è la mia, tra virgolette, molto virgolette, perché me l'hanno insegnata, acqua sala potentina. Allora, sono stata brava con le uova in camicia, che non pensavrei mai pensato, con questo, in questo modo che si facessero. Quindi, ringrazio nuovamente chi si è, tutti i nuovi iscritti, ma anche tutti gli storici iscritti che mi seguono con pazienza. E niente, vi faccio tanto gli auguri perché oggi è l'Epifania e quindi tutte le feste porta via, per molti un bene, per molti no. Comunque sono finite, disfatte l'albero. E in questo e qui con questo mettetemi ovviamente like, seguitemi e ditemi cosa pensate di questa acqua sala e se volete propormi anche un'altra versione. Perché io questa conosco e questa ho fatto. Ok? Allora, buon appetito, ciao ragazzi e alla prossima!